Bentrovati telespettatori del Sasson allo Stagno. Siamo all'Ovre questa settimana per affrontare un argomento che ciclicamente ritorna, cioè quello del servizio di leva. Questa volta l'occasione è stata il raduno degli alpini a Udine, con la domanda fatta al Presidente del Consiglio Meloni: ripristinare la leva, una proposta che si potrebbe fare magari su base volontaria per 40 giorni. Cosa ne pensate su questo argomento? Sentiamo subito la gente. Cosa ne pensi? Potrei essere abbastanza d'accordo. Per quale motivo? Perché penso che una certa istruzione, una certa responsabilità vada insegnata a alcuni ragazzi, magari non a tutti, però a un buon numero. Quindi non è un'idea da buttare. Esatto. Qui parlano di una leva corta o volontaria di 40 giorni, può bastare? Questo non sta a me deciderlo, però comunque una... ci potrebbe stare. Tu hai fatto il militare? No. È un'esperienza che ti manca e ti piacerebbe provare? Prima avrei detto di sì, adesso no, ci sono altri pensieri in testa, però sì. E solo per ragazzi o anche per ragazze la leva? Non lo so. Non lo so. Non voglio opinare. Non si esprime. So. Secondo te è uno spauracchio questa della leva? Cioè fa paura ai ragazzi o comunque una buona possibilità anche magari per crescere la leva? Allora, sicuramente qualsiasi esperienza può essere utile per crescere. Personalmente credo che la leva sia un qualcosa che c'è un motivo se è stata tolta. Credo. 12 mesi magari può essere lunga. Qui si parla di una mini leva di 40 giorni. Ma secondo me sarebbe più utile magari focalizzarsi su un'alternanza scuola-lavoro più... con un'impronta più importante, perché quella che c'è ora magari lascia il tempo che trova. Piuttosto mi concentrerei su di quello, a parere personale. 40 giorni usarli così? Sì, piuttosto sì, perché entrare nel mondo del lavoro darebbe la possibilità di crescere e di formarsi in un altro modo. Meglio quindi che approcciarsi a un servizio di leva? Sì, anche perché... brigate, di camerate, di... Io di marce, no? Sono un po' contro il mondo militare, sarà anche quello. Okay. Quindi ecco, penso, è il mio pensiero, però poi ognuno ha il suo. È molto difficile perché ci sono lati positivi e lati negativi. In senso generale penso che non sia il caso, perché il dispendio economico per ripristinarla sarebbe troppo elevato a fronte di un discorso, se vogliamo, educativo che si potrebbe trarne, insomma. Si parla Io l'ho fatta la leva, non mi sembra di essere stato così uscito proprio migliore, ecco. Mi sarei maturato lo stesso. Dove l'hai fatta? A Pavia. A Pavia. Quindi relativamente vicino? Relativamente vicino, sì, non ho avuto. E come hai vissuto quei 12 mesi? Ma in maniera abbastanza, diciamo così, inerte, insomma, né eccessivamente positivi né eccessivamente negativi. Non sei uscito traumatizzato? No, non in modo particolare, no, no. Però ecco, secondo me... Hai ricavato degli aspetti positivi di quei mesi? Ho conosciuto tanta gente, sicuramente. C'è questo piccolo salto di maturazione che però non è che cambi la vita di un ragazzo, secondo me. E hai ancora contatti con i tuoi ex? Alcuni sì, nonostante che siano passati ormai più di 30 anni. Ah, sì, okay. Sì. Gente romagnola. Quindi qualcosa è rimasto? Qualcosa è rimasto di positivo, sicuramente. Lei l'ha fatta la Naia? Io sì. Dove? Novara. Cosa si ricorda? Ho fatto 13 mesi di ferie. Ma esperienza positiva o negativa? Solo quello? Positiva, positiva. Positiva, eh? Ha sentito che adesso c'è la proposta di reintrodurla? Speriamo. Andrebbe bene? Diga Giorgio. Dici che andrebbe bene la Naia? Sistemare qualche giovane, sì. Perché la Naia sistema? Anche. Si spera? Si sperava. Ho fatto una bella sorpresa agli alpini, sono stato contento. Purtroppo non potevo esserci io alpino. Alpino? Ho avuto un piccolo incidente, ciao. Altrimenti gli sarebbe piaciuto essere a Udine a sfilare? Normalmente se non ci sono non la fanno, però l'hanno fatto ugualmente. Sono stato molto contento di vedere sia il ministro della difesa, sia il primo ministro nostro, la Meloni, e partecipare, oltre anche al ministro, del presidente del Senato. Ha fatto molto piacere, vuol dire che credono ancora nelle istituzioni. E hanno fatto questa domanda alla Meloni? Ah, io sarei favorevole, visto che io ho fatto l'alpino qualche anno fa, sarei molto favorevole. Ripristinare la leva? Sicuramente,
sicuramente ripristinare la leva, anche perché magari qualche giovane capirebbe di più cosa significa stare al mondo senza arroganza e con educazione e rispetto per gli altri. Cosa le ha dato lei la leva? Cosa si ricorda? Ma io volentieri... È stato un periodo bello? Tutto bello? No, assolutamente. No. Io volentieri non l'avrei fatto, però se dovessi tornare indietro lo rifarei. Sicuramente lo rifarei. Un insegnamento per tutti. Il rispetto d'altrui e il rispetto per il nostro paese. Cosa ne pensi del servizio di leva? Tu sei giovanissimo. Che adesso io sono fortunato perché non potrei farlo, dai. Quindi tu saresti salvo. Esatto, bene. Sarei salvo. Bene, perfetto. Bene. Però... Cosa ne pensi di questa proposta? Se ti dicessero vuoi partire perché è una cosa volontaria, su base volontaria, ti piacerebbe provare l'esperienza di 40 giorni da militare? Sincero? No. Per quale motivo? No, adesso come adesso no, non so che motivo, però non mi convince. La cosa non ti ispira? No, per niente. Meglio un altro tipo di esperienza? Forse sì, la leva a me proprio non mi dà... Non è detto che facendola poi qualcosa cambi, ecco. Ok. Sì. Abbiamo incontrato diverse persone, diversi signori che ci hanno detto sì, farebbe maturare i ragazzi, di disciplina, perché siete così una generazione di indisciplinati. Per me no, magari qualcuno sì, qualcuno no, bisognerebbe conoscerli meglio questi ragazzi d'oggi, diciamo. Prima di giudicare, esatto. Parliamo di ripristinare il servizio di leva. Cosa ne pensi? Una brutta idea, qualche giovane dal giorno d'oggi le farebbe bene, sai? Penso proprio di sì, perché tanti hanno peggiorato andare a fare il militare, tanti invece hanno migliorato. Lontani da casa, un anno. Sì. Penso che ci vorrebbe un pochino, anche per le donne magari. Brava, perché proprio di questo parliamo. Anche per le donne. Perché di questo parliamo. Se la caserma è mista a uomini non è male. Hai capito. Non sarebbe così. Divisa. Ognuno il suo reparto. Però quando si fanno le... Le adunate in compagnia. Ci può così, stare. Insomma, ci si può anche mischiare. Quindi tu hai un brutto parere dei giovani d'oggi, perché sono tutti indisciplinati, che gli serve... No, non è brutto, però ho visto anche i miei fratelli quando l'hanno fatto, uno ha fatto tipo il conducente muli, l'altro, la differenza che uno ha fatto l'autista, dall'autista al conducente muli, le hanno fatto vedere le pene dell'inferno. Dunque capisci che la differenza c'è e i ragazzi al giorno d'oggi le farebbe bene un pochino. Per capire la disciplina, per me è questione di disciplina. Poi te l'ho detto, tanti sono peggiorati, io ho avuto tanti coscritti che sono andati, sono tornati drogati, disastrati, perché poi via da casa la mancanza, non abituati, e sono tornati rovinati. Quindi non è tutto un bene, ecco, dipende la persona come reagisce, ecco. I miei figli hanno fatto il militare e gli è fatto bene. Dove sono andati a farlo? Lontano da casa? Aeronautica. Sì. Non mi ricordo più dove l'ha fatta. Sono andata a Macerata a fare quando ho fatto il trattamento. Okay, sì, okay. Ecco, e poi è stato vicino a Padova. Il primo figlio. I nipoti no. E invece avrebbero bisogno, perché sono tre lazzaroni con il cellulare in mano. Forse se fanno il militare lo mollano. Vabbè, non penso che i militari possano stare lì durante il servizio col cellulare in mano. E poi la disciplina, perché anche la nonna non l'ascoltano, non è che li ascoltano se gli dici un parere o cosa. No, sono cambiati i tempi. Invece una bella raddrizzata giusta, cosa dici? Lei se lo ricorda quando sono partiti? Certo, e avevo il cuore a pezzi. Però... Perché cosa pensava la mamma che vede il figlio partire a militare? Non tornerà però più! Però era per il loro bene, e infatti poi è andata bene. Bene. Comunque l'hanno sempre detto, è stata una bella esperienza di vita, perché poi sono venuti su giusti, no? Perché sono miei figli però. Non so se hai mai sentito parlare, cioè una cosa fresca, della proposta di ripristinare la leva. Sì. Anche per le ragazze. 40 giorni a fare la vita da militare. Più volontaria, oserei dire. Sì, beh, è una cosa volontaria, quindi non sei obbligata. Ti piacerebbe se fosse appunto così, se la ripristinassero su base volontaria? Io 40 giorni. Io forse non parteciperei, però sicuramente tante altre ragazze avrebbero
la possibilità di partecipare. Quindi si tratterebbe di un mesetto. Sì. Perché non provare questa cosa? Penso di aver di meglio da fare, penso di... Quindi non è una idea che ti attira? No, poca rilevanza nei miei confronti. Okay. Meglio altre esperienze, tipo quella lavorativa in azienda? Tipo un viaggio all'estero, un'esperienza sì, in un altro paese. Magari 40 giorni di viaggio? Anche sì. Meglio che 40 giorni a fare la naia? Sì, sicuramente. La naia per le donne, cosa ne penso? Ripristinare la leva, su base volontaria ovviamente. E se le dicessi che è un argomento che non mi che non mi stimola minimamente, si offende? Assolutamente no, assolutamente no. Non dicono che i maschi ne avrebbero bisogno però, perché fa bene per l'educazione, per il rispetto. È tutto molto relativo secondo me. Dici che stare lontani da casa un po' di tempo... Se i nostri giovani avessero la possibilità di costruirsi una vita autonoma e indipendente senza dover utilizzare il servizio militare, sarebbe sicuramente meglio, cioè stipendi più adeguati, affitti più, se si desse la possibilità di renderli autonomi in condizioni migliori, quello sicuramente sì, ma credo che ci siano delle alternative rispetto al servizio militare, non credo che sia quello lo strumento o la via principale che dovrebbe perseguire il governo, insomma. Quindi 40 giorni di leva, diciamo che non è che può cambiare una persona, renderla una persona migliore. Non è quello che rende una persona autonoma, è la cultura, è l'educazione che si riceve in famiglia ed è la possibilità di farsi una vita fuori, però insomma con degli strumenti per poter vivere in modo effettivamente autonomo, non con affitti che non ti permettono nemmeno di arrivare alla prima settimana dello stipendio, credo. Pausa per il Sassone allo Stagno, ritorniamo da Lovere tra qualche minuto. Lei l'ha fatta la naia? Sì, l'ho fatta. Dove? A Roma. Come si ricorda quei mesi? Bellissimi. Piaciuto. Cosa le ha insegnato? È stata una cosa utile? 15 mesi ho fatto. La rifarebbe? La rifarebbe? Quasi quasi. Ha sentito che vorrebbero ripristinarla? Ah, leva volontaria. Leva volontaria. Cioè io potrei andare ancora militare allora. Forse quelli un pochino più giovani, dai. Lascia perdere, va. Non è una buona idea secondo lei? Eh? Ripristinare la leva per i giovani non è una buona idea? Insomma, dipende come uno la pensa, insomma. Stiamo parlando... A degli alpini? Degli alpini, lì c'è stato appunto la richiesta alla Meloni, ripristinare la leva. Ma per me, io ero un ex alpino, quindi che mi ha problemi da quel punto di vista lì. Anche perché probabilmente a alcuni giovani servirebbe anche qualche inquadramento diverso. Dove l'ha fatta lei? A Merano, prima a Cuneo e poi a Merano. Cosa si ricorda? Si ricorda il giorno che è partito? L'8 agosto del 64. Quindi sono quelle date che uno credo non dimentichi facilmente. Ma con le lacrime, no. Entusiasta, non com'era? Abbastanza, diciamo, frastornato, perché mi è arrivata due giorni prima e quindi non sapevo neanche... La famosa cartolina. Cartolina, esatto. Non so se ce l'ho ancora, devo cercarla, probabilmente ce l'ho ancora da qualche parte. Ok. E una volta terminato, com'è? Terminato, allora ho finito il... 18 ottobre del 65, terminato una settimana, qualche giorno dopo sono andato ancora a lavorare alla vecchia Dalmine, quindi niente di, non è cambiato niente neanche là, almeno per qualche anno. Quindi. Sì, sì, sì. Ma come si ricorda quei mesi di naia? Abbastanza belli. Hanno insegnato qualcosa? Sono serviti? Non sono serviti? Oddio, dal punto di vista del comportamento sì. Perché alcune cose che magari pensavo che fossero facili da fare, probabilmente non era così vero. E quindi... Qualcuno dice che per i ragazzi, magari appunto il periodo di naia fuori casa, ma servirebbe. Io ti dirò che innanzitutto solo l'alzata al mattino, gli orari da rispettare, quelli credo che siano una buona cosa da,
da apprendere. Almeno quello da insegnare. Sì, sì, anche se io non ero, diciamo, uno che andava in giro, però ti dava comunque un'idea che qualcuno può darti anche degli ordini di quel tipo, che sono abbastanza, diciamo, superflui in alcuni casi, perché però servono bene anche per... Quindi, tutto sommato, sì, favorevole. Credo che sia positivo. Non magari 15 mesi o 2 anni come si faceva una volta, però... Mi parlano di 40 giorni, forse un po' poco. Allora passano velocemente, sicuramente. Servizio di leva? Onestamente io no. Non è un'esperienza che ti può... Ho fatto attrarre. La scelta mia personale di non voler mai imbracciare un'arma nella vita, quindi... Se dovessero farlo, di sicuro obiettore. Ok, ok. Si tratta di un'esperienza di 40 giorni, quindi su base volontaria, ovviamente, quindi meglio il servizio civile. Decisamente, molto più utile per tutti. Cosa ne pensi di questa proposta che hanno fatto? Perché hanno ritirato fuori ancora il discorso leva per i giovani? Preferirei non esprimermi su questo. Sta facendo un sondaggio sulla proposta di ripristinare la leva. Ripristinare la leva, guardi, io non l'ho fatta. La leva. Ho fatto 14 giorni di militare. Ok. Dopo mi hanno mandato a casa perché la mia classe, 1942, sì. 81 anni, sì. Eravamo in tanti. Okay. Siccome avevano associato le due classi, 43 e 42, sì. Non avevano neanche le divise da darci. Ha capito bene? E le è dispiaciuto lei saltarlo oppure ha fatto festa? No. No, era una cosa che rientrava nell'ordine, sì, perché mio fratello l'ha fatto, l'altro mio fratello è stato partigiano, eccetera, eccetera. E i suoi amici che l'hanno fatto come sono tornati dopo tutti quei mesi? Poto, anche bene, anche bene, sì, a parte quelli che non vanno bene da nessuna delle parti, però anche bene, cioè tanto è vero, la conferma è che le amicizie militari si conservano anche dopo il servizio militare. Tutti i soci, non soci, si trovano, la cena, non cena, andare a huldacen insieme. Certo. Tutto lì. Certo. E i giovani d'oggi farebbe bene? Prego? E i giovani d'oggi? Farebbe bene da un punto di vista educativo. Non voglio andare oltre. I giovani dici, ma avete questa brutta opinione di noi, voi di una certa età? No, non di tutti. Ma in generale sì. Okay. Sì, guardi che io ho 81 anni, ho due figli di 50 anni, quindi okay. non vivo al Camposanto. Stiamo facendo un'intervista per parlare della Naia. Vabbè, porto le 20 anni che ho fatto la cosa. Si ricorda? Digger. Sì. Porco Dio. Ma se la ricorda in maniera positiva o negativa? No, positiva. Però dopo io avevo fatto l'amorosa lì a Udine e dopo litigavamo sempre. Ma nel corpo degli alpini? No, le Aviere. Aviere, a Udine e Aviere. Sì. Udine. Sì, sì, ero sì. Là con le patture, le pattuglie, quelle del coso. Acrobatiche? Porca madre, porco diga, che raga, puttana. E dopo lì ho fatto la mezza. Bello, allora è piaciuto. Madonna, è piaciuto che porco di Madonna. Solo che noi la sera andavamo in spiaggia e poi me e mia rietta faghero perché... a girare la sabbia, la sabbia, oh donna, cioè dopo, no, dopo, cosa sono vuoi? Bei ricordi, bei ricordi, orco di guerra. E per i ragazzi di oggi cosa ne pensa? Farebbe bene la leva militare? Sì, io credo di sì, sì? Sì. No, ma io avevo, ero Non avevo la cosa, la giubba, tiro, ma ero... Divisa. La divisa, che lei dopo va a me al mio occhio. Lui andava con una... Era un inglese, poi okay. Parlava qualcosa, meglio con quell'altro. Favorevole solo o contraria per i giovani? Secondo lei farebbe bene? Penso di sì. Ti farebbe bene? Penso di sì. Ma anche le ragazze, perché sa che oggi le ragazze... Penso anche loro. Non solo i maschietti. Anche loro.
ripristinare la leva. Sono d'accordo. Sì. E che cazzo fai 15 mesi? Concordo. 15 mesi ha fatto lei? Certo. Dove? Milano. Quartier generale. Come se la ricorda? Che cazzo, benissimo, guarda. Sì. Puttaliga. Facevamo di quegli schermi. Cioè. Quando sono diventato borghese, nonno e poi borghese. Ai missili gli facevamo di quei gavettoni. I missili chi sono? Quelli appena arrivati su. Ah, ok. No, no, io guardo, c'è un bel ricordo. Ho fatto 15 mesi, 3 mesi a Casal Monferrato, di CAR. Sì. E poi mi hanno trasferito a Milano. Ho fatto... Allora, prima ho fatto in officina meccanica. Ho fatto la patente, poi sono andato in fureria. Anzi, poi sono andato in armeria e poi sono passato in fureria. E cosa si ricorda? Che cosa le ha dato questo, tutti questi 15 mesi di positivo? Cosa ha imparato? Bellissimo. Fureria, quando sono andato in fureria battevo con la macchina tu, le licenze e i permessi degli altri militari che andavano, che mi portavano il permesso, no, da fare. Quindi si allungavano il salamino, la allungavo tutti i giorni, no? L'unico cosa, l'unico guaio è che gli hanno insegnato a mangiare troppo. Ah, adesso non ci sta nella vita. Allora, pensate che a quei tempi lì ero 45 kg. Ma ai tempi d'oggi, ai giovani, può servire a qualcosa? 6 mesi almeno, guarda. Sì. 6 mesi impari l'educazione. Impara la disciplina, l'educazione, quello che non hanno adesso. Altro che andare in giro a bloccare strade, chi balla lei. Lei è tornato a casa, neanche più la riconoscevano, per come era cambiato di carattere? No, io ero già così. Ah, era già un bravo ragazzo. Sì. E quindi sì, favorevole. Sono favorevolissimo, non favorevole. Favorevolissimo. Io. E non qui so, siamo, non e qui, so neanche perché non l'hanno ancora messa. Ah, ecco. E qui invece favorevole o contrario alla leva? Favorevole. Almeno un anno. Un anno, non 6 mesi. Un anno. Qui parlano addirittura di 40 giorni. No, un anno. Un anno. 40 giorni parlano. Per tutti, Maschi, femmine, per tutti. Così imparano l'educazione, rispettare... E soprattutto la smettono di piantare tende e tutte queste stupidate che non servono a niente. Lei cosa si ricorda? Che non vanno a imbrattare. Mi ricordo Aosta, un bel posto. E quale corpo? Alpini. Ah, è stata la durata? No. Degli Alpini Udine? No. No, non sono stato a quella. Mi ricordo che mi mandavano in giro col mulo sulle montagne. Per fortuna era buono, ma ce n'erano di quelli che non erano buoni. Okay. E mettendo sul piatto cose positive e cose negative della Naja? Meglio cose positive. Più cose positive? Sì, più cose positive. Ci vuole. Un anno per me ci vuole. Benissimo. Donne e uomini, ragazzi e ragazze? Sì, tutti, per tutti. Come fanno in Israele, per tutti. Cosa ne pensa la proposta di ripristinare il servizio di leva? Non saprei dire, dipende. Io l'ho già fatto. L'ha fatta la Naja? Sì. Perché 30 anni fa. Dove? A San Vito a Tagliamento, in Friuli. Alpino? No, Carrista. Carrista. Cosa si ricorda di quei 12 mesi? L'unica cosa è che ho conosciuto degli amici che ancora adesso frequento e dopo... E dopo forse un po' le regole, che nella vita ci vuole un po' di regole. Forse adesso per alcuni ci vorrebbe qualcosa in più. Infatti i discorsi che fanno in molti, che ho incontrato anche oggi, ex militari, me l'hanno detto. Sì, dopo insomma, vabbè. Dopo dipende sempre dai punti di vista. Comunque qualcuno, a qualcuno servirebbe, ma per capire, che per rispetto della civiltà che c'è, delle regole sociali. Tornando però, indietro, lei lo rifarebbe? No. 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 Quindi non è stata un'esperienza? Solo per le persone che ho conosciuto, ma non per la mentalità militare, qui o no. Ma secondo lei poi alla fine, visto che se ne parla, e non è la prima volta che se ne parla? No, forse bisognerebbe cominciare dalle scuole elementari e ripristinare un po' di educazione civica, tutto lì. Ma non partire con un servizio militare, obbligare o cose del genere. No, però... qui si parla di su base volontaria, ma...
oddio, non so chi andrebbe su base volontaria, a meno che non ci sia uno stipendio, che magari se qualcuno, magari a pagamento, può darsi che qualcuno non avendo altre possibilità, ma su base volontaria ci credo poco. E 40 giorni possono servire a qualcosa? No, niente, assolutamente niente. Minimo? No, 6 mesi, minimo. Ha sentito la proposta? No, sinceramente no, io però l'ho fatta e sono stato contento di averla fatta. Bene, c'è qualcuno che decide, che ci ha detto, tornando indietro, non so se la rifarei. No, per me è stato un anno che ha avuto i suoi lati positivi, sicuramente, okay. come tutte le esperienze. Si ricorda il giorno che è partito? Ero del decimo 82, però proprio il giorno esatto non me lo ricordo. Stati d'animo il giorno della partenza? No, cioè tranquillo. Non è sì, partito sì. In lacrime. No, anzi, ero contento. Non mi piaceva dove lavoravo in ufficio, quindi ero contento di fare un anno di ferie. Ok. Ecco. E cosa le ha dato il servizio di leva? Hai imparato, è stato positivo, un'esperienza positiva o negativa? Oh, umanamente positiva, sicuramente. Un legamento anteriore crociato sfasciato, ma fa niente, sono incidenti di percorso. Non magari per qualche scherzo dei nonni. No, mi sono fatto male correndo, ma tutto bene. E i giovani d'oggi? Parlano di 40 giorni su base volontaria. Ormai vado verso i 60, dei colleghi di 23, 24, 25, penso che gli farebbe bene. Ah, ok. Quindi. Lo dice ogni tanto al lavoro, a voi farebbe già bene. Già detto, è ridetto. Pausa per la pubblicità, tra poco sarà ancora Sassone allo Stagno da Dovere. Stiamo facendo un sondaggio dedicato alla leva per i giovani. Sì. Servizio di leva, cosa ne pensi? Quello per i crediti formativi dell'università. Sì, ma questo è proprio per partire e provare l'esperienza appunto di un campo militare per 40 giorni. Ah, mi interesserebbe molto davvero. Penso sia una cosa anche positiva, una via che magari può interessare a molti giovani. E comunque per magari non iscriversi subito, ma provare questo mondo, per poi magari seguirlo o meno. Questo sia molto interessante. Quindi non, la tua opinione è anche abbastanza positiva. Sì, sì. Per 40 giorni oppure secondo te servirebbe più tempo per entrare negli ingranaggi anche del sistema militare? Non ho idea, però penso sia comunque una scadenza buona, cioè giusta comunque. Non so se più giorni o meno, però intorno a quell'età, quella data lì ci sta secondo me. Una volta, quando il tuo papà era giovane, era di un anno. Un anno è troppo lungo. Un po' troppo secondo me. Quindi 40 giorni ci stanno davvero. Stiamo facendo un sondaggio sul ripristino del servizio di leva. Sì. Cosa ne pensi? Magari, ci vorrebbe. Tu l'hai fatto? Io sì. Dove? A Udine. Fanteria. Ho fatto 2 mesi e poi sono dovuto tornare a casa perché la mamma è stata poco bene. Raccontaci di quella esperienza, anche se breve. Quando sei partito, per esempio? Sono partito che avevo 20 anni, mi ricordo poco, però 2 mesi sono stati anche abbastanza bene, dai, belli. Tornando indietro, rifarei anche un anno. Oh, bene. Adesso si parla di 40 giorni per i ragazzi. Ce ne vorrebbero di più. Tu, se non sbaglio, lavori anche, sei in una squadra calcio. Faccio l'autista. Quindi hai a che fare anche con tanti ragazzi. Come li vedi questi ragazzi? Cambiata, molti cambiato proprio tutta la gioventù è cambiata. Ho incontrato alcuni giovani che hanno detto: voi avete una brutta opinione di noi giovani, pensate che siamo maleducati. Sono cambiati i tempi. Ci vorrebbero i tempi di una volta. Tipo? Tipo quando c'ero io giovane, che abbassavo giù le orecchie quando sbagliavo. Ah, ecco. Adesso. Adesso fanno quello che vogliono. Hanno troppa libertà, secondo me. Non ti è mai capitato di riprendere magari qualcuno dei ragazzini? C'è qualcuno, sì, sul pulmino, ma non di più. E loro come ti rispondono? Va bene, siamo un po'. Non ne fanno mica tante perché sanno come sono. Ok. E poi dipende anche dalla persona. Certo. Era l'ultima intervista per oggi per il nostro Sassone allo Stagno da Dovere, dedicato alla leva su base volontaria di soli 40 giorni comunque. Grazie a voi che avete seguito la trasmissione, ovviamente da parte mia i ringraziamenti a Vladimir Lazzarini per le riprese e il montaggio. Torneremo con voi tra 7 giorni sempre qui su Antenna 2 TV.